presente Raffaele Montanaro, e tema di fatto curioso che deriva da un adagio per organo. Quindi il maestro ha ripreso questo tema creando in realtà, quindi, da quella che era una miniatura musicale, l'adagio per organo, una composizione piuttosto elaborata. Ovviamente che ha proprio lo spirito improvvisativo, da cui appunto il titolo Improvvisazione in fa maggiore per pianoforte. E ovviamente di questa esecuzione esiste al momento in rete solo l'esecuzione del maestro stesso, che è un modello ineguagliabile, ovviamente. Però ingenerosamente ho voluto appropriarmi di questo suo ennesimo capolavoro, che ho avuto occasione di scoprire da qualche anno, e devo dire appunto entusiasma, passiona molto anche lo studio, perché c'è un grosso lavoro di ricerca attraverso anche un'armonia apparentemente molto semplice, una struttura formale immediata, però appunto tra le note abbiamo una grande emozione che trapela immediatamente, che scaturisce da una vena creativa inesauribile, e questo ci accompagnerà poi attraverso il Valzer di Musetta, che è un pezzo pianistico, nasce come pezzo pianistico per essere poi utilizzato in Bohème, però molti non sanno che nasce proprio, ed è il brano che eseguirò dopo, praticamente in occasione di una gita sul lago di Massaciuncoli durante una delle battute di caccia. Sappiamo che il maestro Puccini era un appassionato di caccia, e quindi in questa occasione proprio concepì, pensando al movimento della barca, proprio questo valzer lento, che poi utilizzò saggiamente in Bohème. E poi a conclusione abbiamo Angeli, musica e testo del maestro Montanaro. Grazie e buonasera.